Ok, sono in live. Di relax, facciamo tutto Mamma quello che mia, abbiamo perso. non è redondo pampio. Ecco qua, sono dentro. Activating combat mode. Hey, Sephiroth, do first get special treatment? Why are you asking me? Well, you're not what you'd call an average soldier member, so. Dr. Lazard. Mi dispiace. Hey, per la gente corretta how can you know so little and still be first? Che viene a guardare, ma. Io sono stato obbligato per fare ad attivare la modalità Kuno. Are you even listening? Mi dispiace, ma. A causa di certa gente sono stato obbligato. Se vuoi avere una live pulita e rilassante, devi partire. Esatto, una live pulita, rilassante e tranquilla. Poi se qualcuno vuole commentare in modo tranquillo e corretto, hey, Bruno. Nessun problema. Però. Is your grandpa feeling better? Bisogna sapersi comportare per stare in mezzo alla gente. Mi sorprende che quelli si comportano così, ma magari sono anche in mezzo alla gente. Ma sì, infatti. Ah. La modalità scooter l'aveva attivata due volte e per due volte l'ho tolta. Perché non voglio essere troppo cattivo, diciamo. Ma a questo punto sono obbligato. E adesso che l'ho attivata non la tiro più via. Mi dispiace. Non ho avuto loro. C'è un controllo molto più ferreo, così, delle parole che vengono usate, però io non posso far altro. You're in for it now!
You can do it, Zach. Yeah, I'm on fire now. Io vado a sentire che i commenti del tipo, senza. No, no, del maglione, del gioco perché sta facendo così, vabbè. Però quando arrivano conoscendo il basso, allora, sono certe domande. Allora, ci sono commenti e commenti. Quando si scherza, si scherza. Però lo scherzo non deve diventare troppo pesante. Come l'ho fatto? Perché lo scherzo troppo pesante dopo diventa anche offensivo. È stancante. Come si dice, che poi lo scherzo, dire, lo scherzo è bello finché dura poco. Esatto, lo scherzo è bello finché dura poco, infatti. Allora, c'è da dire prima che questo, Gary. Un conto è quando una persona la conosci oppure la stai seguendo, non so, da 3-4 mesi. E allora ci hai già preso confidenza con quella persona, ma anche dopo un mese o due ci hai preso confidenza con quella persona e allora ti puoi permettere di scherzare anche in un'altra maniera. Sì. Un conto invece quando ti metti a scherzare in un modo magari come fa Enzo, ecco, diciamo, esatto, ma Enzo io lo conosco poi dal 2008 quindi sono tanti anni. Vabbè, poi siamo conosciuti anche di persone. Conti invece è quando viene a commentare anche scherzando. Anche se dici uno scherzo un po' pesante, però se la persona la conosci, la persona, cioè, se la ride. Quando invece scherzi un po' pesante e la persona non la conosci, la persona dice ma questo qua, hai capito? E allora la persona si può anche offendere. Certo. Che non la conosci, no? Vabbè, meglio che sei altro. E poi soprattutto bisogna saper stare in mezzo alla gente. Sì, ma anche non stando in mezzo alla gente non si può dire certe cose. Quindi in ogni caso. È perché anche se sei in una chat ci sono delle altre persone. E pertanto bisogna sapersi comportare e saper stare in mezzo agli altri. Al massimo farlo è una regola, con gli amici, farlo offline, non farlo nelle live degli altri. È una regola di buona educazione e di buona civiltà. Se la gente non capisce certe cose, non è colpa mia. È la civiltà con cui viviamo che è così. Activating combat mode. Qua sai benissimo come funziona qua dove sono io, no?
di regione. Come parlano, che io tanto tutto, eh. Che tu David mi conosci, io rido, scherzo, ci sto anche agli scherzi, perché vedi quando scherza Enzo, quando scherza Enzo, quando scherza Dennis, cioè ci sto, sì. Però a tutto comunque c'è un limite. Ora sicuramente qualche nuova persona che vorrà commentare adesso sul mio canale non lo riesce se non mi segue da almeno un mese. E mi dispiace per quelle persone lì. Però sono stato obbligato ad attivare il modo scudo, che quindi la gente deve seguire almeno da un mese. Questo a causa di certe persone che non si sono comportate bene nel mio canale. Per colpa di qualcuno ci rimettono tutti adesso. Chi avrà la pazienza di aspettare il tempo necessario, dopo potrà commentare.
Comunque adesso mi sta dando non mi sta dando mica un bel giro, sai? Per livellare le materie. Allora, peggio di prima, insomma. Eh? Peggio di prima, allora. Prima ho avuto un... Comunque, prima avevo avuto... Avevo notato tutto, ho avuto un buon giro della materia. Adesso, invece... Sto andando alla rovescia. Vabbè. Posso arrivare i buguri, sì, dai. Sì, buguri livello 5. Brace yourself. Vado, sì.
Allora, vedo che aspettiamo che ci faccia completare l'OMD sul personaggio di Claude. Continuiamo a livellare le nostre materie. Allora, almeno due per tipo le livelliamo. Il livello 2 per tipo, sai perché? Perché una la tengo, una la tengo in materia, l'altra invece se ce la faccio usarla nella fusione, casomai mi sblocco qualche altra materia di quelle nascoste. Nascosto e che logicamente mi mancano. Pensavo una cosa io. Cosa? Adesso che c'è un po' più di relax riesci a giocare un po' di più anche tu, vero? Un po' di più anch'io, sì. Non devo neanche vedere la chat, visto? Sì, adesso mi puoi seguire, però riesci anche a giocare anche in modo tranquillo te. Vabbè, schermo intero anche. Altro che modalità scudo, dovrei chiamarlo modalità relax. Modalità relax. Infatti avrebbe dovuto chiamarla modalità relax. C'è qualcosa da mangiare sotto. Ecco.
È stata bella quella scena lì. Scena lì è bellissima. Ops, ho morto per sbaglio. Sono ciampato. Activating combat mode. Activating combat mode. Oh.
prove your honor to me. I got it. Devo subito. Ok. Been a long time. Sebastian, S.I. Zach, I'm sorry. Our dealings with Avalanche resulted in soldier casualties. It's all right. In the end, they returned to their senses. And I can always come here to see them anyway. Everything's good on this side. All right? So you don't have to worry about us. Okay, see ya. Let me give you a hand with the flowers. No, it's fine. These flowers, they only want to be tended to by me. Seriously?
Activating combat mode. Let me give you a hand with the flowers. No, it's fine. These flowers, they only want to be tended to by me. Seriously? Activating combat mode.
Auguri. Vediamo. Sì, di nuovo di livello 5. Bringing out the big guns. Adesso che è livellata la materia del Muguri a livello massimo, viene fuori un po' più spesso, eh? Eh sì, è stata prima venire fuori un po' molto raramente prima. Molto di rado. Non è che viene fuori di colpino neanche adesso, però almeno è meglio prima. C'è un bel di prima, se lo fatti. Vabbè. Prima veniva fuori una volta ogni chissà quanto. Activating combat mode.
Activating combat mode. Concentrate. I'm feeling it. Activating combat mode. Bring it on! Beh, se vi può interessare, hanno scontato tutti i DLC di Kingdom Come Deliverance da 20€ a 4,99€. Buono,
no, puoi prendere anche l'edizione completa che c'è tutto quanto su disco. Ma qual è? Non ne hanno fatta una. Sì. Cioè, fatto c'è l'editore normale e l'editore completa. Ho trovato il Royal Edition. Esatto. Eccolo qua, guarda qui. Vabbè, 7,99€ comunque, la regola del tizio. Sì, ma questo però. Bringing out the big guns. Beh, lo sconto costa 7,99€, normalmente costa 40. E dove è digitale? Sì. Io ce l'ho su disco. Ah, c'è già la Royal Edition su disco. Sì. Io ce l'ho. Questa dobbiamo ancora prendere. Vabbè, altrimenti non l'avresti messo nella lista dei giochi da fare, giusto? Sì, dei giochi da fare. Ce l'ho? No, dicevo che se non avevi il fisico non avresti neanche messo nella lista. Vabbè. Se mi devi andare nella lista un gioco che non hai. Giusto. Il disco costa 20€. Ah, pure la metà del digitale senza fumo. Il negozio qui da Pipati ce l'ha 20€. Ora lo dice. Io ho la collector sia dell'edizione normale che della Royal. Perché sai cosa hanno fatto? Hanno fatto la statuetta dentro il metallo, la statuetta che è diversa. Non è tanto grande, è piccolina. Però è diversa dalla edizione normale alla Royal. E l'hanno fatta d'oro? No, è color metallo, ma hanno scelto un personaggio del gioco diverso. Sicuramente il personaggio più importante, metti che edizione sarebbe. Bello, sicuramente. Non mi ricordo di aver messo X con due.
Activating combat mode. Cagno colpito 4 4 euro e 20 di 20. Activating combat mode. L'ho comprato, non l'ho ancora installato. Devo vedere se il codice che c'è dentro è ancora valido. Training hard, I hope. You better believe it. Leveled up too. All right, let's see the results. There. Sono stato fortunato con World of Final Fantasy, che il codice che c'era dentro per evocare Sephiroth che normalmente c'è nello store, non c'è, è solo esclusivo della Day One Edition. Il codice scadeva nel 2026. Quello fa perché per scaricarlo. Sì, se ti metto una scadenza molto avanti o conto. Ma se ti metto una scadenza lì a breve termine è un casino. Mi ricordo subito un aspetto dopo. Almeno per ottenere dei DLC. Per ottenere il contenuto, almeno quello. Infatti devo installare qualche altro gioco sulla disk esterna, perché almeno da scaricare il codice. Quindi comprati proprio per quel motivo lì e poi alla fine rischio di perdere il codice. What's your name? Oh, hold on a second. Oh, hey, Song. I'm a little busy, so I'll be a little late. Behind you? Gah, Song! Are you done being busy? You're in for it now! Is this the end?
bit. Activating combat mode. Help it.
Adesso se lo fa il Buguri. No. Era quello che c'è di più in testa, che era? Era scherzo. Ah, ah, per dire hai sbagliato, ti trovo tirando più quello in testa. Draw their attention. Make sure you take them out. Yeah, you got it. Turks? Get them! What? It's Soldier! Everyone, get out here! What are you doing? They called for backup. Sorry. Jump too far. Brace yourself! Is this the end? No, not if I can help it. Combat mode.
guns. The power of soldier. All right, here comes the big one. Fammi vedere se riesco a fare qualcosa. Scanna, per poter...
Boh, ci vado domani, ci le varie combinazioni. Faccio un altro colpetto qua e si basta. Activating combat mode. Fuori niente. Vabbè. Va bene, fine della live. Notte a tutti.